giorno, sono in lutto. Scarpe nere, pantaloni neri, maglia nera, questa qui è aderentissima, sotto la giù mi dà un fastidio. Più la lavo, più si restringe, me l'ha regalata mia madre. Braccialetti un po' di Olga, un po' di mia madre, un po' di Ilenia. Questo braccialettino qua di Ilenia. E un altro braccialetto di Ilenia, questo qua. Questo qui, ok. L'orologio di mio padre, bellissimo, adoro, stupendo, meraviglioso. Vado a mangiare le brioche giganti. Ho visto da Trip and House su Instagram che fanno vedere a Torino, ci sono un sacco di locali, farmacia del cambio, prima o poi a Torino ci voglio andare ad assaggiare quella piramide, quella brioche cubica. Poi voglio andare a vedere se a Stradivarius trovo qualcosa di bello, se riesco ad andare da Primark e trovare qualcosa di bello, magari non solo per me ma da regalare anche agli altri. E sabato oggi ragazzi, metto la giacca rossa, sciarpa rossa, fatto il video outfit, quindi va bene. I braccialetti nel video outfit me li sono dimenticati, ma comunque vabbè. E via. La borsa, sì, col rosso, forse la borsa rossa di mia zia, tanto la borsa di legna l'ho già messa, la metterò poi anche d'estate, quella bianca, quindi va bene. Abbiamo trovato il panificio delle brioche giganti! Non c'è scritto, porca miseria! Vicino Non alle si case, può poi, pensare il balcone. bene, amare Fighissimo. bene, dormire bene se non si è mangiato Mangiato bene. bene, è vero, sì. È una frase famosa. Che cagata! Una frase famosa. Che cagata! Puddus Bakery, dove ci sono le brioche giganti, che figata! Devo mangiare la brioche gigante oggi, eh? Gigante non credo proprio. Le fanno. Andiamo a È da mangiare. un chilo, se l'hai mai A visto. 3 kg, altro che un chilo. Ecco, A come 3 si fa? kg. Se costa poco me la porto a casa. Fa freddo, c'è il sole ma fa freddo. Guarda qua. Che figata. Senti che profumo che c'è. Si rimane. 22 euro al chilo. C'è niente che mi piace da Primark, veramente. Di solito Non abbiamo già ci sono trovato altre niente cose l'altra volta, belle. se ti ricordi. Tutti che comprano cose. Non c'è niente di bello. Ma quel prezzo costa 6 6, euro, 7, 8, 10, uno chiude 12. anche gli occhi e dice ma sì, con qualcosa lo faccio andare. Tipo quello di Oviese. Però sono rubini. È proprio bello. 40 euro. Da 40 a 20. Questo non è vero. Bello, questo qua è proprio bello. Da bambini, ma è troppo bello. Della Disney. Fighissimo. Guarda com'è morbido. È morbido, senti che meraviglia. Vedi cosa compra la gente, sta roba qua? Pigiami, Certo, calze, se sei mutande. bambino dei nipotini Vedi cosa compra la gente. Che bello di Mickey. È un pigiama, mamma, questo. Guarda lì, le calze col gatto. Quello degli Aristogatti. Un paio, ma non c'è il prezzo. 4 euro. Queste sono belle, le altre cose da donna c'è niente. Le maschere. Sali da bagno. Da bambini, guarda che bello di Barbie. Che figata. Ah, quello ti sta, eh? Che figata di Barbie, bellissimo. Sono tanto felice. Io. Le braccia, guarda che figo. Cosa mi ricordo? Bello questo, eh? Io ho le braccia, bellissimo. Questo fa 21 euro. 20 euro. Di Winnie the Pooh. Va bene, è una L. Di Titti, guarda che bello. Pensi che sei gialla. C'è Dragon Ball. Peony è buonissimo. 20 euro, 4 cazzate. Coperte, lenzuola. Questi piccoli costano 35 euro. Piumoni. Lilo Stitch. Anche di Harry Potter, ma che figo! Guarda di Harry Potter, che figata! Il cuscino di Harry Potter. 12 euro. Bellissimo. La pianta vuoi, mamma? La penna. Anche questi. La roba qua. La pianta. È finta? Lo so che è finta, ma guarda che bello. È finta. Vuoi uscire? Compro tutti i fiori, mamma. Bello sto barattolo, guarda che bello. 3 euro, ma non le ho viste le candele prima, perché non le ho viste? No, perché non abbiamo fatto questa. Spendevo di più. Siamo passati di là. Ho già speso 20 euro per 4 cazzate. Ormai. Barattolo è bellissimo. Wild rhubarb. Cos'è? La barbara? Rhubarb. Sì. La barbara. Sì. Però è buono, non so se l'accesa profuma. Che bordello. Ci sono pure i cani. La Primark. Ci sono pure i cani. Sono pure spaventato. Devo scendere, aiuto. Ah, quanta gente che c'è, ragazzi. Fa un caldo. Un sacco di gente, un sacco di gente, ho paura. Sono le 7, vanno tutti a mangiare. C'è la coda. Tutti siamo a fuori rosi, sia all'andata che al ritorno. Forse abbiamo il film di Siani. Possiamo cambiare il nostro Alessandro sguardo. Siani. Certo, apri gli occhi. Il caramello. Ora conto fino a 3. In out, ci vuole proprio qualche risposta. Adesso rado questo posto al suolo. Guarda quando andiamo a Dordu Black. Musica, la bancarella. Siete anche voi parte del nostro meraviglioso. Io non ti posso, me ne posso permettere, perché mi faccio mazza tanta. Torniamo a casa. Ragazzi, buongiorno. Con questa maglia che mi è stata regalata 2 Natali fa, ho comprato solo sabato qualcosa, domenica anche sono uscita ma non ho comprato niente. Ne ho prese 4-5 di queste maschere a 1 euro.
e 30, perché c'era questa qui ad esempio 90 centesimi, c'era scritto sopra 90 centesimi, ma poi la commessa mi ha detto guarda che non costa 90 centesimi, costa 1,30 euro, gli ho detto vabbè, vitamina E, maschera rimpolpante, vegan cruelty free, una sheet mask, probiotico burro di karité, nutriente, nourish, questa qui, rosa, e grigia, questa qui, revitalizing, alga marina e sheet mask, sempre tutte 1,30 euro, sono belle le confezioni però, sono tutte in tessuto, non c'erano maschere in crema come quelle della Geomar. Questa qui, all'anguria, apricot niacinamide smoothing, all'albicocca apricot. Queste calze qui un paio, 37-42 va benissimo, con gli Aristogatti. Io adoro questo cartone, adoro, c'è anche il cuscino con questo gatto bianco. Ho preso questa maglietta qua, mezze maniche, 3,50 euro, XS, ma dovrebbe starmi perché mi ha detto la commessa, veste largo, nera ovviamente. C'era nera, c'era blu, c'era bianca, c'era marrone, leopardata, ma ce l'avevo già. L'unica che mi piaceva era questa. Con delle scritte pasta pizza Italy. Ho preso questa maglia qua simile a quella che mi ha regalato Ilenia, sottile grigia, maniche lunghe, che io ne avevo un'altra maniche lunghe rossa comprata al Lidl, che però non era scollo rotondo, era scollata taglia S, le taglie sono americane sicuramente perché l'Italia italiana è una 38-40, c'è scritto S però mi sa bella larga, quindi va benissimo, se non è troppo aderente meglio, la proverò, vi farò vedere. Comoda, morbida, adesso si muore di freddo a gennaio, ma da maggio in poi, che farà sicuramente caldo, purtroppo per me, metterò quella maglia lì. Poi ho preso questa qui con le righe, c'erano dei maglioni, dei cardigan, un cardigan bellissimo però scollato, proprio scollo a V. Le persone più modaiole di me dicono che chi non ha molto décolleté, insomma, può anche mettere le maglie scollate, che non fa vedere niente, insomma, ma a me non piacciono le maglie scollate. Questa qui con le righe, ce n'avevo già un'altra uguale, cioè uguale, non di Primark, però forse di Lidl o di Chiabi, e ne avevo anche, a parte una bianca e blu, ne avevo anche una beige con le righe bianche. Adesso le lavo e poi da maggio in poi le metto, magari già da aprile, dipende quando fa caldo. Questa qui l'ho pagata 5 euro, l'altra 4,50, quella rossa, 4,90, 5 euro. La maglietta 3,50 l'ho pagata 2 euro. Ragazzi, adesso vado a farmi una bella passeggiata che c'è il sole. E grazie a chi apprezza i miei video, anche se sono logorroica e parlo male perché balbetto, biascico, non so cosa dico. Da Primark voi ci siete mai stati? È bello, un sacco di cose belle. Io subito sono entrata, ho detto quello non mi piace, l'altro non mi piace. Che colori, marrone. Da Primark c'erano delle belle cose, le candele le ho viste dopo, quando sono tornata quasi, quando sono uscita dal negozio, stavo tornando a casa. Però comunque qualcosa l'ho comprato da Primark. Poi domenica non ho fatto acquisti, anche se sono uscita non ho fatto acquisti. E c'erano dei mercatini delle pulci, c'erano un sacco di cose. Questa maglia è molto bella, anche se è aderente, ma più la lavo più si allarga, quindi va bene. Tengo due maglie che ho freddo e basta. Voi avete comprato qualcosa questo weekend? Come state? Spero bene, commentate. Ragazzi, buonasera, stasera nuova quiche con pasta sfoglia rotonda, formaggio, robiola, ricotta, quello che volete, formaggio spalmabile, Philadelphia, di marca, non di marca, con lattosio, senza lattosio, questo è senza lattosio, senza uova, senza niente, zucchine e carote. Svuota dispensa perché c'è poca roba, devo fare la spesa, quindi questa è la ricetta di stasera. Adesso la cuocio in forno a 180 gradi, meglio solo 20 minuti. In base al vostro forno, vedete voi quando ha la crosticina che non sia bruciata, la chiudete così. Mettete magari il tuorlo d'uovo se ce l'avete sopra e cuocete in forno, svuota dispensa, mettete tutto quello che avete in frigo che magari sta per scadere. Questa è la quiche, ormai sono una addetta alle quiche, no vabbè, non so come si dice, una specializzata in quiche. Se avete l'uovo viene meglio, se avete altro formaggio viene meglio, forse l'uovo e il formaggio andavano mescolati insieme, ma io l'uovo non ce l'ho, il formaggio l'ho messo poco, zucchine e carote buona, si sa proprio di poco, ci sono pochi ingredienti però è buona, la carta si è bruciata tutta, comunque vabbè, buona cena, a presto.